inglese sexting, possiamo dire che questo termine fa parte della schiera dei neologismi. I neologismi sono quelle parole di nuova invenzione, ovvero quelle parole che vengono inventate al momento perché se ne riscontra un bisogno effettivo e che indicano delle pratiche o dei fenomeni moderni che in passato quindi non esistevano. Solitamente un neologismo si forma unendo due parole preesistenti. Nel nostro caso allora abbiamo l'unione della parola sex, appunto sesso, con il verbo texting, che significa inviare sms. Parola che viene utilizzata per la prima volta nel 2005 all'interno di una rivista australiana, il Sunday Telegraph Magazine, e che poi appare ufficialmente, dentro ufficialmente in uso nel 2012, anche all'interno di un articolo del Corriere della Sera. Quindi possiamo dire che noi attualmente utilizziamo questo anglicismo, cioè questa parola in inglese, senza strettamente tradurla in italiano. Questo perché l'inglese è una lingua molto più breve, più concisa rispetto all'italiano, e se dovessimo tradurre quindi questo termine dall'inglese, dobbiamo indicare l'insieme della pratica di invio di foto o video sessualmente espliciti o di testi inerenti al sesso tramite smartphone o altri mezzi di comunicazione informatica, quindi è stata una traduzione piuttosto lunga, se utilizziamo i termini italiani. Nonostante il primo uso quindi di questa parola sia stata testata in Australia, in realtà questa pratica nasce proprio fra gli adolescenti degli USA, quindi la zona degli Stati Uniti d'America, per poi appunto diffondersi a livello globale.